Vogliamo iniziare leggendo il Salmo 24. Chi ha la Bibbia può leggere sulla Bibbia oppure lo mettiamo sullo schermo. Guardate che bello questo Salmo. Ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo? Lo leggo, dai. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, è il mondo e i suoi abitanti, poiché egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte dell'Eterno? Chi salirà nel suo santo luogo? L'uomo innocente di mani pure di cuore, che non elevò l'animo a vanità e non giura con frode. Egli riceverà benedizione dall'Eterno e giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, che cercano la sua faccia, o Dio di Giacobbe. O porte, alzate i vostri capi, e voi porte, alzatevi, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno, forte e potente, l'Eterno potente in battaglia. Porte, alzate i vostri capi, alzatevi, o porte eterne, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno degli eserciti, egli è il Re di gloria. Alleluia. Alleluia. Vogliamo alzare le nostre mani. Vogliamo far entrare questo Re di gloria. Ma io dico che è già entrato prima di noi. Noi abbiamo fatto magari degli sforzi per venire qui, ma per egli è stata una cosa naturale presentarsi, perché la sua Chiesa è qui per lodare il suo grandioso nome. Alleluia. E noi ti benediciamo, Padre. Ti benediciamo perché è un grande privilegio per noi essere qui quest'oggi e contemplare il tuo meraviglioso nome in Gesù Cristo, attraverso la potenza meravigliosa dello Spirito Santo che è già qui in mezzo a noi. Ti vogliamo onorare, Signore. Vogliamo mettere tutto nelle tue mani, Spirito Santo, e fare tutto ciò che tu suggerisci ai nostri cuori, sia i canti, sia le lodi, sia qualsiasi cosa, sia ogni preghiera sia fatta, guidata e mossa dallo Spirito Santo. Noi ti benediciamo e ti rendiamo onore e gloria, Signore degli eserciti, Dio nostro, potente, glorioso, meraviglioso, colui che ci ha tirati fuori e ci ha portati nel nuovo regno, il regno della luce. E noi ti diciamo onore e gloria a te, Signore, che sei il nostro Dio, che sei il nostro unico Dio, Signore. E ti diamo onore e gloria nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, alleluia. Jesus.
Aspetterò nella tua presenza, io entrerò, ti adorerò e poi in silenzio starò. La tua voce io ascolterò. Thank you.
Grazie papà. Grazie perché possiamo chiamarti così, perché Gesù ha fatto tutto per noi. Non abbiamo nessun merito per avere questo privilegio di chiamarti Padre. Ma grazie, grazie a quel meraviglioso gesto di Gesù, possiamo oggi tutti quanti che abbiamo accolto il tuo figliolo come nostro unico Signore, abbiamo questo privilegio di poterti chiamare papà. A tutti quanti hanno accolto Gesù, il Padre ha dato questo privilegio di diventare figli di Dio, e come figli ti possiamo chiamare Padre, ed è qualcosa di meraviglioso, qualcosa di stupendo avere un Padre che ci ascolta sempre, sempre, nei momenti allegri, nei momenti tristi, in qualsiasi occasione sei lì pronto ad ascoltarci. Qual è più grande dono, più grande regalo che potevi farci? Questa è la cosa, il massimo. Vogliamo, Signore, che tutti quanti non hanno sperimentato ancora questo legame, questa unione, ma ti considerano solamente Padre perché lo dicono gli altri, lo dice la Scrittura, ma non hanno fatto un'esperienza. L'esperienza veramente di Padre e Figlio, uniti in un solo corpo, in Gesù Cristo, con lo Spirito Santo. Forse è difficile da spiegare cosa significa fare un'esperienza, ma quando l'avrai fatta, capirai. Ti chiedo, Spirito Santo, di scendere in ogni cuore questa sera, in ogni cuore. Io non conosco i cuori di tutti quanti, conosco il mio e forse neanche, ma tu ci conosci tutti e sappiamo e sai quali sono le nostre attitudini, qual è il nostro desiderio, qual è il nostro pensiero, quali sono le nostre difficoltà, dove andiamo bene, dove andiamo male, dove sbagliamo. Tu ci conosci, Signore, sei nostro Padre. Alleluia. Ma ti vogliamo ancora adorare, Signore, vogliamo adorarti profondamente, profondamente. E questo lo puoi fare. Adorare il Signore significa aver già fatto un'esperienza e poter entrare in questa meravigliosa atmosfera della presenza di Dio. Sei meraviglioso, Signore. Sei meraviglioso, Signore. Vieni in mezzo a noi questa serata. Vieni in mezzo a noi, Signore. Tocca le nostre vite. Abbiamo bisogno sempre di te. Abbiamo bisogno più che mai di te. Vieni, Signore, e facci sentire la tua benedizione scendere nella nostra vita, nel nostro corpo. Oh, meraviglioso Spirito Santo. Meraviglioso Spirito Santo. Alleluia. 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 Voglio stare con te. Io voglio amare, adorare.
c'è come tu mi hai creato. Ti cercherò e aspetterò, conoscerò che sei Dio. Dio vuole riempire qualcuno in particolare, vuole come avesse la necessità di sentire l'abbraccio di Dio, e Dio vuole abbracciare qualcuno questa sera, abbracciare come un padre abbraccia suo figlio con tutto l'amore che può dare. Fai una cosa, abbraccia chi ti sta accanto e benedici grandemente quella persona in cui stai abbracciando, ma con tutto il cuore. C'è un'unzione in questo, c'è un'unzione particolare in questo. Fatelo e benedite coloro che state abbracciando. Alleluia, alleluia. C'è potenza in questo.
c'è potenza in questo. C'è la presenza di Dio questa sera che vuole consolare qualche cuore, vuole dare quella forza per affrontare qualcosa di importante, o perché gli manca questo abbraccio, questo calore. Alleluia. Dio è buono. Alleluia. 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 Glorioso sei, Signore. Grazie, Gesù. Qui davanti a te, come in un istante, tutto svanirà, tutto svanirà. Corro verso te senza più paure, e il mio cuore adesso sa che tu per amore sei morto per me. Bianco, la mia vita lascio a te, Signore. Corro verso te senza più paure, e il mio cuore adesso sa che tu per amore sei morto per me. E tu ora vivi sempre, per sempre. E tu per amore sei morto per me. Alleluia. È buono il nostro Dio. È buono il nostro Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Quando noi diciamo che il Signore è con noi e non ci ha mai abbandonati, non è una frase fatta, ma è la realtà che si realizza in te se credi. In questi giorni dentro di me, anche se cerco di mascherarlo, c'è stata un po' di ansia, preoccupazione. Sapete, la pressione
a volte fa dei brutti scherzi. Ebbene, quando il Signore dice io sono il tuo aiuto, Lui non tarda a venire se tu ti alzi da questa situazione di ansietà e vai al Signore per glorificarlo. Lui viene, viene, e sin dal sorgere del sole viene a parlare al tuo cuore. Ebbene, stamattina, mentre mi alzavo da questa situazione, il Signore dice: deponi le tue preoccupazioni su di me e io ti solleverò. Ebbene, prima di partire mi ha dato la risposta conclusiva, cioè si realizza. Misuro la pressione, era 120,70, cioè un giovane atleta forse non ce l'ha questa pressione. Gloria a Gesù. Ebbene, ho voluto fare questa testimonianza perché se c'è qualcuno che vive in questo momento nelle preoccupazioni, nell'ansietà, abbiamo fatto il primo canto che diceva alzati, ma non alzati dalla sedia, ma alzati da questa situazione e glorifica Dio. E se non ce la fai perché ti mancano le forze, sappi che la tua forza è nella parola del Signore, perché Lui dice che sarà sempre con te. Lui dice: io sono con te tutti i giorni della tua vita. Se vivi nelle preoccupazioni di questo mondo, in certe situazioni che hanno fatto male alla tua vita, alzati, glorifica il nostro Dio stupendo e meraviglioso. Lui sa darti la risposta, perché disse: io sono la tua guarigione, io sono il tuo Dio che ti guarisce, io sono il Signore che ti libera da tutte le tue preoccupazioni. Alleluia, gloria al nostro Dio, gloria, gloria a te, oh Padre, nel nome prezioso di Gesù. Grazie perché sei la nostra vita, sei il nostro sostegno, sei la nostra guarigione, sei la nostra libertà, oh Signore, perché possiamo gridare con libertà che tu sei il nostro Signore, che tu sei il nostro Dio. Grazie, Signore, benedici ancora una volta questo luogo, Signore. Benedici i fratelli, benedici le sorelle. Benedici, oh Signore, quei cuori che aspettano una risposta, oh Signore. Ti chiediamo benedizione per questi cuori che si stanno aprendo, Signore, all'ascolto del tuo Vangelo, della tua parola. Grazie, Signore. Grazie, meraviglioso sei, sei santo, Signore. E benedici ancora stasera, Signore, questa tua parola che vogliamo prendere con rendimento di grazia, sapendo che tu un giorno hai compiuto un sacrificio per noi, hai dato la tua vita sulla croce, Signore. E la tua parola stasera vuole essere ancora un nutrimento per noi, ricordandoci che un giorno, Signore, morivi per noi. E questo, Signore, ci deve riempire di gioia, perché adesso tu vivi e vivi per noi per sempre, e sei dentro di noi, sei in mezzo a noi, e noi ti diciamo grazie, papà, per averci dato Gesù e per averci dato lo Spirito Santo. Grazie, Signore. Benedici ancora l'offerta, Signore, benedici l'offerta per l'avanzamento del tuo regno e di questo luogo, Signore, che tu stai portando a compimento, Signore. Grazie perché tu benedici il nostro lavoro e le nostre finanze, Signore. Ti rendiamo grazie, Padre, con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Osanna sulle cieli, Osanna sulle cieli.
Osanna, Osanna, Osanna sulle cieli. Osanna, Osanna, Osanna sulle cieli. Osanna sulle cieli. Osanna sulle cieli. Alleluia, il Signore è buono. Si sente bene o come mi sentite? Perché l'ascolto della parola è importante. Mi sembra che ci sia un po' di eco. C'è eco nel mio o no? O è l'ambiente? Azzeralo, Cinzia. Allora, prima di andare avanti, volevo dare qualche comunicazione e anche fare dare dei saluti pure. So, per esempio, la prossima settimana partiranno il venerdì Venerino con la sua famiglia, poi il sabato partiranno pure Giuseppe e Linda, però sono arrivati oggi pure cari fratelli che ogni anno che vengono dalla Germania ci vengono a salutare, vengono in chiesa. Vi diamo il benvenuto, siete benvenuti in mezzo a noi. Volete dare un saluto? Volete venire? Dai, volete dare un saluto? Venite. Ein Gruß aus Deutschland. Ja? Si dice ein Gruß, ein Gruße. Ein Grüße. Aus Deutschland. Buonasera a tutti. Sono contenta di essere qui questa sera. Ringrazio a Dio che va tutto bene. Anche per voi. Dio vi benedica. Amen. Alleluia. Allora, prima era meglio, Cinzia. Sono la tortura di chi è al mixer. Poi ancora abbiamo Venerino. Venerino, venerdì prossimo partirete, vero? Volete dare poi magari mercoledì di nuovo, però mercoledì magari tanti non ci sono. Con Teresa, dov'è Teresa? Wo bist du, Teresa? Aus Deutschland? Anche Teresa dalla Germania. Ecco. Dato un saluto per adesso. Okay. Era bello quando siamo arrivati. È meno bello quando si riparte, perché è così. Ripartendo dalla propria famiglia, uno che va a lavorare fuori, anche nella famiglia stessa, noi siamo la famiglia di Dio. Penso che ogni fratello e ogni sorella che è cresciuto insieme a me sente lo stesso affetto che sentiamo noi. E io voglio ringraziare Dio per questa realtà, di trovarci veramente la nostra famiglia e trovare anche una famiglia, diciamo, dei parenti. Io li chiamo parenti perché l'altra comunità della Germania è una bella comunità, è una bella realtà, però dove si è nati si lascia il cuore, come diceva Celentano, no? E voglio ringraziare Dio per tutti voi che siete ancora qui e per tutti voi che siete nuovi nella fede. Che Dio vi possa benedire e mostrare sempre la via giusta che dovete percorrere per essere un aiuto convenevole alla Chiesa. Cioè voi dovete, non la Chiesa voi. Ricordate questo. E niente, volevo solamente dire grazie per l'accoglienza, fratelli. È stato bello insieme a voi passare questo periodo e speriamo che nel futuro ci sia più tempo ancora da dedicare
al Signore insieme. Amen. Allora, prima era tragico il microfono, adesso ci sono le telecamere, più tragico ancora. Non li guardo, comunque. Volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Venerino, che nella sposa di Cristo, nel corpo di Cristo, non ci sono distanze, quindi siete sempre vicini e nei nostri cuori. Amen. Vi benedico. Ah, volevo poco fa nel mio cuore girava qualcosa, no? E volevo niente, poi dico magari se qualcuno si prega, voglio fare questa preghiera. Che Dio spengo a cielo. Fatto più vicino, va bene. Quello che stava nel mio cuore poco fa, se si faceva un momento di preghiera, magari facevo questo tipo di preghiera stasera. Filippo parlava di un Dio padre, dove ognuno può ricorrere al papà per parlare, per gioire, anche per quando si è tristi si va da papà, si ci racconta ogni cosa. Però quello che sentivo stasera è diverso. Noi stiamo parlando col nostro fidanzato, Gesù Cristo il Signore. Non dimentichiamo che siamo la sposa di Cristo e il nostro obiettivo finale per cui corriamo è quello di essere vestiti di bianco per Lui, essere la sposa perfetta per Lui. È inutile farsi certe argomentazioni, farsi certe idee. Lo scopo principale è quello di appartenere a Cristo. Se tu devi appartenere a Cristo, devi essere la sposa. Amen? E mediamo tutto a questo. Il prossimo anno ci vediamo e vediamo che ancora abbiamo fatto ancora un passo avanti verso questa meta, perché il ritorno di Gesù non tarda sicuramente. Amen. Amen. Giuseppe, Linda, potete venire a dare un saluto. Questi sono mia figlia, mio genero. Aus Deutschland, no. No. Mantova, come si dice? C'è l'accento come a Mantova? Di Mantova? No, non è così. Non lo so io. Allora, niente, io vi volevo ringraziare tutti. Sono state 3 settimane molto, molto belle. In comunione con voi siamo stati veramente veramente molto molto bene. Andiamo via e è dura stavolta, è veramente dura, però purtroppo si deve andare. Niente, voglio solo dire che Dio vi benedica tutti, perché siete meravigliosi. Non finirò mai di ringraziarvi per quello che avete fatto per noi, e niente, Dio vi benedica tutti perché siete meravigliosi. Grazie. Che devo dire? A me particolarmente mancherete, mancherà mio papà, ci sono le mie zie, vabbè, siete i miei fratelli, mie sorelle, i miei parenti, le mie sorelle, tutti sono cresciuta qua, quindi mi mancherete, quello sì. Però ci vediamo ad ottobre a Roma, chi viene? se volete fare un salto a Mantova, c'è una bella chiesa pura. Spero di tornare presto, tutto qua. Un bacio a tutti. Ok. Ancora con Aleandra Gaspar abbiamo tempo, vero? Non so quando avete, abbiamo tempo, vero? Domenica prossima siete ancora qui, vero? Siete qui. Predica Leandra, ok? Già ve lo dico, prima il marito e poi la moglie. Domenica prossima ascolteremo questo talento che è Leandra, questo dono. Allora, poi, visto che già si diceva per Roma, ci sarà dal 15 al 17 ottobre la conferenza della Chiesa Evangelica Internazionale. Quindi sarà giovedì, si parte di mattina presto con l'aereo,
venerdì e sabato notte si rientra. Chi vuole venire deve dirmelo entro il 16 d'agosto, di modo che facciamo in tempo. I biglietti aerei costano molto, sono molto bassi per adesso, altrimenti poi costeranno molto di più. Quindi chi si vuole prenotare me lo deve dire entro il 16, dopo il 16 vedrò, farò la cernita, vediamo chi viene, so che tanti vogliono venire, così facciamo il biglietto aereo, prenotiamo anche i bed and breakfast, così possiamo avere un buon tempo anche alla conferenza di Roma. Quindi 16 novembre significa domenica 16, agosto scusate. Poi per quanto riguarda ancora il ritiro dei giovani che faremo, ho preso delle date, ho guardato un po' tutto, ho stabilito una data, purtroppo non si può accontentare tutti, quindi bisogna anche sapere scegliere. Faremo dal 13 agosto, sarà invece di farlo venerdì, sabato e domenica, poiché la domenica sarà il 16 e il 15 è il Ferragosto, faremo 13, 14, 15, un giorno prima, ok? Quindi tutti giovani, però c'è bisogno di una cosa, ci dobbiamo organizzare per preparare i servizi. Mia moglie si organizzerà e vediamo, selezionerà gli adulti che cucinano e preparano i pranzi, le cene, le colazioni. Poi ci è incaricato Angelo assieme a giovani pure, giovani particolarmente uomini, di modo che c'è da preparare tutte, ci sono tutti i letti che sono tutti là dentro in cucina per adesso, quindi devono trasportare. Poi per quanto riguarda se manca qualche letto, vediamo quanti siamo, vi dovete prenotare di conseguenza. E poi ancora, se ce la facciamo, se siete disposti, come l'anno scorso, monteremo la piscina pure. Ci sarà fratello Salvatore che darà una spianata, visto che c'è il trattore qui, portiamo il livello lì, mettiamo la sabbia che abbiamo qui dietro, facciamo un letto di sabbia e possiamo montare pure la piscina, ok? Come l'anno scorso. Quindi però per fare queste cose c'è bisogno che non deve farlo solo il pastore. Cioè non devo fare io la piscina, non devo guidare io il trattore, non devo cucinare io, non devo... altrimenti io devo pure predicare e insegnare, e penso che sia il compito che ho. Certo, organizzare anche un po', però aiutateci in questo, in particolar modo Angelo. Mi dispiace per te Angelo, ci devi essere sempre. Poi chi c'è, Emanuele, chi c'è qua della zona, insomma, venite e aiutateci, i giovani, Carmelo come al solito, Enzo, Geraldo, Antonio e tutti gli altri. Ci sono i doni, ci sono, mettete la vostra disponibilità, anche se so che siete disponibili. Quello che abbiamo fatto qui in neanche un mese è stata la vostra disponibilità, quindi mettetevi a disposizione per il servizio, di modo che nell'arco di questa settimana che viene possiamo cominciare ad organizzare queste cose, ok? Mia moglie sarà responsabile della cucina, quindi gestisci tutto spesa. A proposito, mi dicevano i ragazzi che l'anno scorso hanno pagato 15 euro, mi sembra, vero, tutti e tre giorni, quindi non è, noi non facciamo, non ci vogliamo né guadagnare né semplicemente vogliamo recuperare un po' le spese soltanto del cibo, ok? Per dare la possibilità a tutti di esserci. Quindi la quota di partecipazione sarà 15 euro a persona, considerate sono due colazioni, due pranzi e due cene, insomma, va bene? Poi se qualcuno vuole dare di più si accetta. Scherzo, logicamente. Allora, ok, penso di aver detto tutto. Adesso passiamo alla parola di Dio, che è il centro del nostro incontro. Abbiamo parlato a Dio, adesso Dio parla a noi. E io ringrazio Dio perché a volte, sapete, cerco delle conferme riguardo alla predicazione che devo fare. Che non è che un pastore c'ha il tasto, che pigia il tasto e dice oggi è uscita questa, non è così. Bisogna stare davanti alla presenza di Dio, cercare, perché specialmente chi è abituato a, chi deve, non abituato, chi deve predicare ogni settimana, deve sentire questo movimento continuo, non c'è né notte, né giorno, né lunedì, né martedì, né giovedì, perché il messaggio o l'input può arrivare in qualsiasi momento. Okay?
Questo messaggio, questo input mi è arrivato alcuni giorni fa, oggi l'ho messo un po' nero su bianco e cerco di trasmetterlo a voi, sperando che, confidando nel suo aiuto, perché io sono fragile, sono debole, sono un po', non parlo molto bene, quindi chiedo sempre il suo aiuto. Okay? Leggevo oggi proprio l'Apostolo Paolo che diceva che lui era rozzo nel parlare, pensate, io che sono rozzo nel parlare, però ho conoscenza, diceva, però sono rozzo nel parlare. L'Apostolo Paolo diceva così, pensate. Evidentemente forse lo era, però sapeva trasmettere, perché non è una questione di eloquenza, non è una questione di sapere mettere le parole l'una dietro l'altro in un modo accademico, ma è una questione di trasmettere il messaggio che Dio vuole trasmettere alla Chiesa, quindi dare tutto questo. Ok, e io voglio parlarvi di una cosa stasera. Poco fa il Venerino, non a caso, ha ripreso il microfono, parlava della sposa di Cristo, di essere fidanzati a Cristo, e stasera voglio parlarvi di questo, perché la cena del Signore ci parla anche di questo. La cena del Signore ci parla di un fidanzamento e profeticamente di un matrimonio. Per adesso sto facendo la consulenza, forse sarà per questo che è venuto questo input, non lo so. Sto facendo consulenza, cioè facendo un corso prematrimoniale a due coppie che si sposeranno a breve, quindi fidanzati. E quindi mi è venuto questo input, almeno non so se è collegato a questo, non lo so, non ve lo dico la verità, non lo so. Però so che c'è la cena del Signore stasera, e sapete che ogni volta che c'è la cena del Signore cerco di collegarla a un aspetto della nostra fede. E uno di questi è essere fidanzati a Cristo, ovvero la sposa di Cristo. E se prendiamo Matteo capitolo 26, al verso 26 dice così. E nell'ultima cena, prima che Gesù fosse crocifisso, ora mentre mangiavano, Gesù prese il pane e lo benedisse. Lo ruppe e lo diede ai discepoli e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati. E io vi dico che da ora in poi io non berrò più di questo frutto della vigna fino a quel giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio. E dopo aver cantato l'inno, se ne uscirono verso il Monte degli Ulivi. Vedete, io vi dicevo poco fa che la cena del Signore ci parla, potete abbinare alla cena del Signore ogni aspetto della nostra fede. Perché la cena del Signore ci parla di che cosa? Del sacrificio di Gesù Cristo, fatto affinché noi potessimo avere la giusta fede e sviluppare la giusta fede, quella che il Signore vuole che noi abbiamo. E quindi è vero che ci parla del suo sacrificio, ma ci parla pure del suo ritorno, ci parla pure del presente, di come dobbiamo vivere, perché la Bibbia dice pure che questo pane siamo pure noi. Rappresenta pure noi, non soltanto il corpo di Cristo, ma rappresenta pure noi, non soltanto la carne di Gesù, ma rappresenta pure noi. E quindi noi siamo, significa una parte incollata con Lui, un'unica cosa, la stessa pasta, tutti insieme siamo la stessa pasta in Cristo. Però è pure vero, come abbiamo letto, che Gesù nell'ultima cena disse che Lui non avrebbe più bevuto il frutto della vite fino a un determinato tempo nel regno del Padre suo. E difatti Gesù, dopo essere risuscitato, è rimasto 40 giorni assieme ai suoi qui sulla terra, ma dopo è andato dove? In cielo. È andato lì e dice la Bibbia che deve essere trattenuto lì finché non siano restaurate tutte le cose. Poi ritornerà. E quando ritornerà, la Bibbia dice che
con un potente comando, con la voce d'arcangelo, con la tromba di Dio, coloro che sono morti in Cristo sentiranno questo comando da parte di Gesù e risusciteranno. E coloro che sono credenti ancora vivi saranno trasformati in un batter d'occhio e tutti insieme incontreranno il Signore nell'aria. Questo dice la Scrittura. Per andare per sempre con Lui. Per diventare sposa. Ora, quando noi parliamo della Chiesa che è la sposa di Cristo, stiamo parlando in modo profetico, perché oggi la Chiesa ancora è profeticamente la sposa di Cristo, ma oggi è la fidanzata di Cristo. Perché non c'è sposalizio se non c'è un fidanzamento. E l'Apostolo Paolo dice, poi lo leggeremo, che ci ha fidanzati ad uno sposo che è Cristo. Quindi quando noi celebriamo la cena del Signore, è vero che ci parla di questa unione definitiva, futura, ma ci sta ricordando pure che noi siamo fidanzati. E vi parlerò alcune cose sul fidanzamento, per quanto riguarda la Chiesa di Gesù. Vado a vedere gli appunti. Quindi il fidanzamento è... ci parla di che cosa innanzitutto? Di una promessa. Quando due si fidanzano si promettono alcune cose in vista di un futuro sposalizio. Cioè significa il fidanzamento ancora non è l'adempimento del matrimonio, ma è una promessa di adempimento del matrimonio. Quella cioè che in un futuro vivranno assieme per sempre. Quindi il fidanzamento è un serio impegno con qualcuno, preso con qualcuno che si ama. Non penso che ci si fidanza senza amore. Una volta, forse ai tempi, mi ricordo quando ero piccolino, c'erano i matrimoni portati e quindi uno doveva dire, sa, c'è il tizio che vuole a tua figlia, quello, quell'altro, e magari la ragazza dice, no, a me non mi piace, però il padre dice, è un buon partito, poi ti piacerà. E ce lo faceva sposare lo stesso. Ma non è questo il fidanzamento del quale noi parliamo. Ci si fidanza per amore. È vero? Il fidanzamento ha a che vedere strettamente con l'amore. E questo è anche a motivo di questo amore ci si impegna ad essere fedeli, ad osservare determinate cose, ad essere solo l'uno esclusivo per l'altro, a rispettare il tipo di vita che si deve fare fin quando si adempirà il matrimonio. L'anello del fidanzamento è, quando facciamo i battesimi diciamo è come l'anello, no? Che si mette al dito, il battesimo. Ma quando celebriamo la cena del Signore, anche qui ha a che vedere con l'anello al dito. Cioè significa tu ti ricordi che c'è un anello al dito, che sei fidanzato. Che sei fidanzata con uno sposo, cioè con Cristo. E quando viene avanti a prendere la cena del Signore, di fatto la Bibbia dice che è un memoriale, un ricordarsi. E non è soltanto un ricordarsi che Gesù è morto 2000 anni fa per noi, anche quello, da dove siamo partiti, anche quello, ma un ricordarsi che al presente siamo impegnati con Lui. E ci siamo impegnati con uno sposo, cioè il migliore degli sposi che esistono, cioè il Signore nostro Gesù Cristo. Amen? Siete d'accordo? Dite amen. Alleluia. Questo è il nostro Signore. E noi abbiamo preso questo impegno, sapendo che questa proposta di fidanzamento non è che è partita da noi, non abbiamo fatto noi la dichiarazione d'amore al Signore, è stato Lui che ci ha amati per primo, dice la Scrittura. La dichiarazione d'amore è partita da Lui e quando noi abbiamo sentito la vera voce dello Spirito, quella che ha toccato il nostro cuore, abbiamo sussultato, il nostro cuore ha palpitato, finalmente i nostri occhi sono aperti alla sua bellezza, le nostre orecchie si sono strurate alle sue dolci parole e abbiamo detto sì Gesù e ci siamo fidanzati. La nuova nascita è un segno del fidanzamento. E siamo fidanzati al Signore nostro Gesù Cristo. Quindi è un impegno, però dicevamo prima.
L'impegno dovrebbe culminare, dovrebbe avere il culmine come? Con la celebrazione delle nozze. E sappiate che un giorno ci saranno le nozze dell'agnello con la Chiesa, che siamo tutti noi, grazie a Dio, non solo noi, quelli che siamo qui. Ma tanti e tanti, miriadi di miriadi di miriadi, dice la scrittura. Apocalisse 19,7 dice, parlando al futuro, ci sarà un giorno in cui arriverà questa voce che dirà: rallegriamoci, giubiliamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E le è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Dicevamo, è un impegno. Il fidanzamento ha a che vedere con l'impegno. E l'impegno, vedete, deve venire da due parti, perché ci si fidanza in due. Per quanto riguarda il fidanzamento umano delle persone, sono un uomo e una donna generalmente, almeno così secondo la scrittura, giusto? Poi tanti altri hanno fatto qualche altra cosa di sconveniente davanti agli occhi di Dio. E per quanto riguarda la Chiesa, ci si fidanza in due. L'impegno è preso da due parti. Quali sono queste due parti? Il fidanzato e la fidanzata, ovvero Cristo e la Chiesa. E la Chiesa non è un'istituzione, la Chiesa sono persone vere, reali, così come lo è Gesù, che tutti insieme formano la sposa di Cristo o la fidanzata di Cristo. Allora l'impegno è da due parti. Noi potremmo dire: che impegno si è preso lo sposo, il fidanzato? Lo fidanzato, sappiate che si è impegnato per di più per primo. Prima di noi si è impegnato, si è preso un impegno straordinario, e lui ha preso un impegno e mantiene gli impegni che lui prende, così come noi dobbiamo imparare a prendere gli impegni che prendiamo. Ok? Qualcuno può dire: ma Gesù è facile che può adempiere tutti gli impegni, lui è Dio. No, lui l'ha fatto come uomo prima di ogni cosa. Qual è l'impegno che ha preso Gesù, ovvero il fidanzato, lo sposo? Lui sta preparando, ma anche noi dobbiamo preparare, sta preparando tutto ciò che serve affinché la sua sposa, la Chiesa, viva in un futuro felicemente. Giovanni 14,1 dice così: prima di andare in cielo, Gesù disse che andava a preparare. E dice: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io sposo, siate anche voi sposa dello sposo Gesù Cristo. Vedete, preparare, lui sta preparando, e sapete, la Bibbia dice che è trattenuto dal cielo perché sta preparando ogni cosa per accogliere la Chiesa. Deve essere un luogo straordinario. Qualcuno può dire: ma c'è bisogno di tempo? Beh, lui sta prendendo tutto questo tempo, forse perché vuole una sposa molto prosperosa, molto grande, molto numerosa, no? Ma lui sta preparando ogni cosa. Siamo sicuri che quando arriveremo lì sarà un luogo di felicità meraviglioso, dove saremo sempre e per sempre con lui, anche fisicamente, non soltanto spiritualmente come adesso. Perché fisicamente, per adesso, il Signore non è qui, altrimenti lo vedremmo. Fisicamente è nel cielo. Ancora, qual è il suo impegno, oltre a preparare il futuro della Chiesa? Qui sulla terra, al presente, il suo impegno è quello di comunicare con noi e assisterci. Quindi è comunicazione ed assistenza.
Quindi mentre fisicamente Gesù, abbiamo detto, è lontano da noi, Gesù ci assiste lo stesso. Come ci assiste lo stesso? Con lo Spirito Santo. Lui ha mandato lo Spirito Santo per dire: io vi assisto lo stesso, non vi preoccupate, io sarò sempre con voi per mezzo dello Spirito Santo. Fisicamente non mi vedete, ma potete vedermi attraverso gli occhi dello Spirito, e sappiate che lo Spirito Santo viene per comunicarvi le mie parole, i miei pensieri, il mio affetto, il mio amore, e per assistervi nelle difficoltà della vita. Gesù mantiene questi, sta mantenendo questi impegni il nostro Signore? Comunicazione e assistenza. Gesù ci assiste con lo Spirito Santo. Difatti Giovanni 16:13 dice così: quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Qual è questo di Gesù che prende e ce lo annunzia? Io posso immaginare, Gesù ci scrive lettere meravigliose d'amore. L'annuncio del Vangelo è una lettera meravigliosa di amore, straordinaria, soprannaturale. Lui ci scrive ancora, quando ci sentiamo afflitti, scoraggiati, cosa fa? Per mezzo dello Spirito Santo ci parla, ci ricorda, attraverso lo Spirito, Gesù ci ricorda che Lui è con noi per sempre, che Lui ci incoraggia, che Lui ci esorta, che Lui ci perdona, che Lui ci restaura, che Lui ci guarisce, che Lui ci libera da ogni oppressione, che Lui ci dà nuove forze, nuove coraggio, un nuovo coraggio. Tutto questo fa Gesù per mezzo dello Spirito Santo, perché Lui ama la sua sposa. E sebbene lontano fisicamente, si prende cura della sua chiesa, perché è la sua fidanzata. E Lui si è fidanzato con noi per amore. E il suo amore, dice la Bibbia, non verrà mai meno. E avendoli amati, dice la Scrittura, li amò sino alla fine. E Lui ci amerà sino alla fine. Questo è il nostro Signore Gesù, questo è il nostro fidanzato, fidanzato della Chiesa. Gesù si è impegnato a fare queste cose, e quando noi prendiamo la cena del Signore, noi ci dobbiamo ricordare che Lui sta mantenendo i suoi impegni, che Lui è per noi, non è contro di noi, che Lui ci dà nuova forza se abbiamo bisogno di forze, coraggio, entusiasmo, perché quando tu sai, prendi la cena del Signore e ti ricordi che Gesù è per te, tu ti entusiasmi ancora, e se sei caduto ti rialzi. Alleluia. Ancora Lui viene per mezzo dello Spirito Santo. Il suo impegno è quello di istruirci, istruzione, per non essere in preda di ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, dice la Scrittura, per non essere in preda di ragionamenti e filosofie strane che serpeggiano a 360 gradi su tutta la terra oggi, più che mai. Dottrine strane, filosofie strane, che se fosse possibile ingannerebbero persino gli eletti, dice la Bibbia. Ecco, allora Lui ci dà il suo Spirito e ci scrive e ci parla e ci sta parlando e ci sta dicendo: io vi istruisco. Ecco perché ci ha dato la sua parola. Amen. Per istruirci, per dirci come stanno le cose e per dire: non vi lasciate ingannare e sedurre da altre cose, perché io vi do la mia lettera d'amore. E voi osservate la mia lettera d'amore, là ci sono tutte le istruzioni per non essere ingannati dal seduttore. Alleluia. Egli si sta impegnando. Potremmo parlare di tanti altri impegni che Gesù sta adempiendo e che sono raffigurati, anche rappresentati, quando prendiamo la cena del Signore. Perché Gesù, quando celebrò la cena del Signore, cosa fece? È vero che tutti si spaventarono, ma Lui li rassicurò. È vero? Non preoccupate, devo soffrire, è vero, ma io sono con voi, vado a prepararvi un posto, ritornerò, io mi prendo cura di voi, sarò per sempre con voi.
non vi preoccupate, non mi vedete più per un po' di tempo, ma poi mi vedrete di nuovo. Capite? La gente del Signore ci parla di tutto questo. Ancora vediamo il nostro impegno. Lui si impegna, vero? Il suo impegno è costante, è perseverante. Il nostro impegno. Qual è il nostro impegno nei confronti dello sposo di Cristo? Il nostro impegno è di stare fermi innanzitutto su quello che lui ci scrive. Non manometterlo, non interpretarlo male, ma stare sulla sua parola. Questo è il primo impegno che ci dobbiamo prendere per non essere sedotti da nessuno. Ancora un altro impegno che ci dobbiamo prendere è quello di saper aspettare senza stancarci. Perché a volte, vedete, noi sulla terra le difficoltà, gli eventi della vita, le cose a volte non vanno bene, a volte siamo presi dal mondo, da questo, da quella cosa là, e a volte diciamo, ma molliamo. Io ho visto tante persone che arrivano, sono entusiaste, e poi piano piano si affievoliscono, non sanno aspettare. Saper aspettare è una grande qualità di un impegno preso. E quando noi ci siamo convertiti, abbiamo preso un impegno con Gesù. Quando abbiamo testimoniato attraverso il battesimo in acqua, ci siamo presi, abbiamo detto che ci siamo presi un impegno con Gesù. E non dobbiamo venire meno in questo impegno, perché vedete, il mondo cercherà sempre di farci venire meno. Le difficoltà della vita ci tenderanno sempre ad allontanarci da Lui. Ma noi dobbiamo, vedete, come quando c'è un fidanzamento e c'è un anello, tu guardi l'anello e dici, ma sono fidanzato, no, io lo amo, non voglio venire meno, non voglio stancarmi. E quando noi celebriamo la cena del Signore e veniamo avanti, stiamo guardando ancora a quest'anello e stiamo dicendo, oh, mi sono preso un impegno con Gesù, non mi stancherò mai. E se mi stavo stancando, oh, chiedo aiuto a Lui, Lui mi ha dato lo Spirito Santo e Lui mi dà nuove forze, nuovo entusiasmo, nuovo coraggio, nuova linfa vitale. Voglio andare avanti sino a quando Lui ritornerà, fin quando almeno non l'incontrerò. Amen. Saper aspettare senza stancarsi. Ancora un altro impegno che ci siamo presi come cristiani è quello di resistere alle lusinghe del diavolo e di questo mondo. Sappiate che il diavolo e anche questo mondo vi farà brillare attorno delle cose che vi sembreranno belle, ma che non sono secondo l'impegno preso dalla parola, con la parola. E allora direte, ma che c'è? Niente ci fa. Ma tu devi vedere se queste cose ti allontanano da Dio, vengono da un'altra fonte che non è Dio. Resistiamo, chiunque resisterà, fratelli miei, arriverà al traguardo. Possiamo prendere la cena del Signore e ci dobbiamo ricordare, ma se poi, alla fine, quando dobbiamo incontrare Gesù, perderemo questo appuntamento, a cosa ci è servito questa vita di fede? A niente. Amen. Ancora, quindi resistiamo alle lusinghe del diavolo, a tutto ciò che questo mondo ci propone. Dedichiamoci invece, guardate, in alternativa al mondo, lo Spirito Santo è venuto, Gesù ci ricorda e dice, in alternativa al mondo, il mondo è una comunità, in alternativa a questa comunità, Lui ci ha dato, che avevamo prima, tutti quanti, Lui ci ha dato un'altra comunità che si chiama Chiesa. E lo Spirito Santo viene per dirci e ricordarci che noi abbiamo un'altra comunità adesso, là ci dobbiamo rallegrare, là dobbiamo trovare le nostre soddisfazioni, là ci dobbiamo realizzare, là dobbiamo sentirci appagati, non nel mondo, ma nella Chiesa e con la Chiesa. Certuni invece vedo che sono come sono a certe volte molto passivi. Una volta parlavo dei tre cerchi, vi ricordate? Il nucleo centrale della Chiesa sono quelli che stanno attorno al pastore, lavorano, sostengono, sono disponibili sempre. Ci sono quelli del secondo cerchio che fanno come le frecce della macchina, ora sì, ora no. Hanno voglia, però il mondo li attira. Vorrebbero,
però le esigenze della vita quotidiana sono altre, quindi si lasciano andare a quelle circostanze e non si impegnano. Parliamo di impegno. Poi c'è il terzo cerchio, che sono, anche se sono credenti, anche se sono battezzati, a volte sono i visitatori, quelli che li vedi e non li vedi, e ce ne sono pure nella nostra chiesa. Per esempio alcuni oggi stasera non li vedo perché sono di questo genere, di questa specie, di questo tipo, ma non tutti quelli che non ci sono stasera, alcuni magari hanno validi motivi, ma ci sono di quelli proprio così, che ci sono e non ci sono, stanno ai margini, nel terzo cerchio della chiesa. Io dico sono i visitatori, non si impegnano, non sanno neanche cosa significa impegno, e a volte sono i religiosi, si sentono pure bene così. Come puoi sentirti bene quando non fai nulla per il Signore? La voce dello Spirito dentro non lo senti, non lo senti la voce di Gesù che ti dice: io sono il tuo sposo, sono il tuo fidanzato, io mi sono impegnato per te, perché tu non stai facendo nulla? Mi stai lasciando? Ti stai allontanando da me? Sappiate che il fidanzamento non è matrimonio, è promessa di matrimonio. Ma le nozze dell'agnello hanno da venire ancora. Difatti la Bibbia parla della salvezza, che siamo stati salvati, siamo salvati, dobbiamo vivere da salvati per arrivare a essere salvati. Si può perdere la salvezza. Non tutti coloro che dicono Signore, Signore entreranno nel regno dei cieli, dice la Scrittura, ma quelli che fanno la volontà del Padre mio, il lino, il vestito di lino dei santi. La gente del Signore ci parla di queste cose e ci esorta, non è uno scoraggiamento, dice, ah, allora io, no, incoraggiati! Se sei a terra dici, ma per adesso mi sento in quella condizione del terzo cerchio, e entra nel primo cerchio, poi ci puoi arrivare subito, di volata. Non ci sono barriere. Se qualcuno dice, ma io ho sbagliato, ho peccato, chiedi perdono al Signore e mettiti in prima linea. E dici lì, e il Signore si rallegrerà e dirà, oh, questa mia sposa com'è bella, com'è meravigliosa, come zelante, come entusiasta per il mio regno. Resiste alle lusinghe del diavolo e alle lusinghe di questo mondo. Noi siamo stati trasportati da una comunità, il mondo, ad un'altra comunità, la Chiesa di Gesù Cristo. Dalle tenebre, il mondo tenebre, al regno della luce, la Chiesa di Gesù. Amen. Ancora quindi ci dobbiamo preparare, un altro impegno, prepararsi, la Bibbia parlava di preparazione, le opere giuste dei santi è una preparazione in vista dell'incontro con lo sposo. Io penso per adesso che ci sono queste che si debbono sposare, non gli sembra l'ora che si sposino per esempio, e si stanno preparando in tutti i modi possibili e immaginabili per fare tutto al meglio, è veramente normale. Perché vedono l'approssimarsi del giorno. Fratelli miei, ricordatevi che l'approssimarsi del giorno, anche per noi come Chiesa, ci deve essere, perché il Signore è vicino. Gesù ritornerà a breve, e se non ritorna a breve noi ce ne andiamo e siamo da Lui. Perché quando la nostra vita finisce, andiamo da Lui. Quindi è breve in ogni caso il tempo, ok, per l'incontro con lo sposo. Seconda Corinzi 11, come dicevo prima, dice così: ora quanto desidererei pure che voi sopportaste con me un po' di follia, ma infatti voi mi sopportate pure a me, grazie. Io sono infatti geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati ad uno sposo per prepararvi a Cristo come una casta vergine. Ma io temo, guardate il pericolo, ma io temo, dice l'Apostolo, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte
e sviate dalla semplicità che si deve avere riguardo a Cristo. Guardate che il diavolo significa in agguato, eh? Gesù ha sconfitto il diavolo, sì, ma la Bibbia dice che il diavolo è sempre in agguato, va attorno in giro come un leone ruggente cercando chi divorare. E la scrittura ci esorta, dice, noi siamo fidanzati a Cristo, però stiamo attenti che ancora ci sono pericoli in giro. Ci sono dei pericoli e noi dobbiamo essere avveduti e dobbiamo essere perseveranti sino alla fine. Un giorno lontano arriverà il giorno delle nozze di Gesù con la Chiesa. Chi parteciperà a quel giorno, a quelle nozze? La Bibbia dice che chi persevererà sino alla fine. Significa non tutti allora? Purtroppo sì. Dio vuole che tutti siano salvati, Dio vuole che tutti i salvati partecipino. Ma non dipende da Dio, dipende dalla libera scelta di ogni individuo per essere salvati, di ogni credente per partecipare alle nozze dell'agnello. Chi persevererà sino alla fine? Matteo 10:22 dice: e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Quindi vedete, nel mondo non avremo sempre rose e fiori, eh? Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Ancora Matteo 24:12 dice: perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quindi la salvezza, è vero, siamo salvati, dobbiamo credere di essere salvati, dobbiamo sentirci salvati, dobbiamo dire che siamo salvati, ma dobbiamo vivere da salvati. Perché se non viviamo da salvati possiamo dare parole in aria così, dire io sono salvato, il Signore mi ha salvato per grazia, non è per opere, non è perché nessuno si glori. È vero, tutto vero, ma questa è l'opportunità che Dio ci ha dato affinché noi possiamo arrivare a quel giorno. Altrimenti potremmo dire, come dicono certuni, una volta salvati per sempre salvati. Non è così. La salvezza si può perdere, sta a noi non perderla. E io non voglio perdere la salvezza. E costi quel che costi voglio dedicarmi sino alla fine al regno di Dio. E costi quel che costi cercherò sempre tutti voi di trascinarvi, di portarvi con le forze, con le buone, con le cattive, a seguire il regno di Dio, perché io vi amo e voglio trasmettervi quest'amore nel mio piccolo. Pensate, se voi sentite il mio amore verso di voi, pensate quando Dio vi ama. E a volte magari certuni vedo fratelli, sorelle, a volte che magari perché il pastore dice una cosa di farla, magari non si sentono di farla, però per rispetto, per amore verso il pastore lo fanno. Tanto più dovete farla per il Signore, perché Lui vi ama, dico poco, un miliardo di volte più di me, ed è poco quello che dico. Allora quando pensate, no, il Signore mi ama, come lo faccio per il Signore? Per rispetto verso il Signore, anche se non potrei, per amore verso il Signore lo faccio. Mi costa fatica, mi costa qualcosa, mi costa a volte la tasca pure, mi costa quello che mi costa, però io lo faccio perché amo il Signore e tutto quello che farà non potrà mai ripagare l'amore che Lui ha per me. Amen. Per concludere, andiamo verso la conclusione adesso. La cena del Signore quindi ci ricorda che siamo legati a Lui. Siamo legati a Lui. Chi prende dalla cena del Signore sta dicendo: io sono legato a te, Signore, e non soltanto a Lui, a tutti gli altri che fanno parte della Chiesa, perché sebbene molti siamo un sol corpo. Siamo legati gli uni agli altri, insieme formiamo questa Chiesa di Cristo che è legata allo Sposo, a Gesù. E noi prendendo questa cena ci vogliamo ricordare che noi apparteniamo a Lui in vista del suo ritorno, in vista dello sposalizio, in vista della cena delle nozze. Ciò comporta impegno che Gesù si è preso con noi, ma anche l'impegno che noi ci siamo presi con Lui. Impegno reciproco. La cena del Signore parla così, ve lo leggo così come l'ho scritto questo pensiero. È un messaggio che dà la cena del Signore. E dice così, la voce dello sposo.
fidanzati, amatevi, non stancatevi nell'attesa delle nozze, resistete nel momento della prova, abbiate un sol cuore che batte l'uno per l'altro, servite, lavorate per il regno di Dio e l'attesa sarà molto breve. Sapete perché sembra lunga l'attesa? Per quelli che non fanno nulla. Il Signore ritarda l'adempimento della sua promessa, chissà quando verrà. Sempre così sono andate le cose, chissà, forse verrà, non verrà adesso, poi verrà. No, il Signore arriva stasera. Se non arriva non mi interessa, il Signore arriva stasera. Questa deve essere l'attitudine, capite? Che dobbiamo avere. E allora l'attesa è molto breve, perché il Signore ha le porte. Gesù, lo sposo, ha fatto e sta facendo tutto ciò che c'era da fare e che c'è da fare. Noi lo stiamo facendo? Io dico, parlo di me. Cerco di fare, ma quante cose avrei potuto fare di più? Cerco di impegnarmi e penso che sia impegnato, però vi dico la verità. Avrei potuto svolgere molto meglio il mio impegno per lui. Certo, non mi scoraggia, non è una sconsolazione, un deprimersi. Questo a me mi motiva e mi spinge a volere fare di più per lui. Così voi, tutti quanti, fratelli miei, se ci impegniamo per Gesù, noi possiamo fare cose straordinarie. E questa chiesa meravigliosa di Gesù può diventare sempre più numerosa, allargarsi, e questo è lo scopo del sacrificio di Gesù. Amen. Ci alziamo in piedi. Gloria a Gesù. Alleluia. Abbiamo detto che quando Gesù instaurò la cena del Signore in sostituzione alla Pasqua ebraica, dice la Bibbia che prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo dato per ognuno di voi. Fate questo in memoria di me. Non dimenticate mai ciò che io ho fatto per voi. Non dimenticate mai che siete partiti da una comunione con me, perché siete la mia sposa. Allo stesso modo prese il calice della benedizione, vi mise del vino dentro, lo porse ai suoi e disse: bevetene tutti, questo è il mio sangue sparso per ognuno di voi, è il patto della nuova ed eterna alleanza. Io faccio un patto con voi, voi sarete per sempre la mia fidanzata. E un giorno non ci sarà più bisogno che vi ricordiate, perché lo vivremo realmente nel regno del Padre mio. Ma per adesso avete bisogno di ricordare. Bevetene tutti, questo è un patto che io faccio con voi, un patto per la nuova ed eterna alleanza. Questa è l'alleanza del fidanzamento in vista dello sposalizio. Bevetene tutti. E non dimenticate mai che io non scioglierò mai, dice il Signore, questo patto. E ogni volta che si celebra la cena del Signore e si prende il vino, ci ricorda che il suo patto è ancora valido oggi e che non lo scioglierà mai fino al suo ritorno, quando la sua sposa sarà completa, la sua chiesa sarà definitivamente salvata. Prendete e bevetene tutti. Thank you.
del mondo tu vedi svani e una luce di gloria appari. Apri il tuo cuore a Gesù e lui il tuo Signore è venuto a salvarti morendo per te. Ama e adora Gesù, fissa gli occhi in Gesù, da lui non distoglierti più, e le cose del mondo tu vedi. Insieme il pane, coloro che non hanno il pane alzate la mano e diciamo tutti insieme: amato sposo Gesù Cristo, tu che hai dato la vita per me e che ti sei impegnato a condurmi durante il pellegrinaggio di questa vita, dandomi il tuo Santo Spirito, assistendomi in ogni circostanza, facendomi sentire sempre il tuo amore. Caro mio Signore, amato sposo, prendendo questo pane, questa sera voglio ricordare che il tuo impegno per me è costante, è reale, è sublime. E mangiando ancora questo pane, voglio confessare con la mia bocca che io voglio impegnarmi a onorare te, Gesù, per il patto di fedeltà che tu hai fatto con me. Io ti ringrazio, Signore, perché mi dai ancora questa sera questa opportunità, questa possibilità di sentirmi tuo e di sentirti mio. È un impegno che prendo per i giorni a venire, fino a quando un giorno ti incontrerò. Grazie Gesù. Amen. Mio amato Signore, Maestro, fidanzato, sposo, mio amato Gesù, bevendo questo vino, questa sera ancora voglio far ritornare alla mia mente, al mio cuore, al mio spirito, che io appartengo a te, che tu appartieni a me e che c'è di mezzo il patto che tu hai fatto con me. Questa è la mia garanzia, Signore, che io sarò sempre tuo e tu sarai sempre mio. Grazie per il sangue che hai versato per me e lo celebrerò fin quando tu tornerai.
Grazie Gesù. Amen. Alza la tua mano, voglio concludere con una benedizione e voglio che questa sera tu senti la voce dello sposo che ti parla, che ti dice, che ti benedice, che ti esorta, che ti incoraggia, che ti stimola, che ti dà nuove forze, che ti dà nuova linfa, che ti fa sentire la sua presenza, la sua vicinanza. Senti questa voce dello sposo questa sera. Io ti benedico nel nome di Gesù e la benedizione di Gesù Cristo si effonda nella tua vita, affinché tu possa prosperare e affinché i tuoi buoni propositi possano adempiersi, affinché tu possa realizzare che sei suo sempre e tu possa sempre realizzare che Egli è sempre vicino a te, che non ti lascerà mai, che la benedizione di Dio ti insegua ovunque tu vai, che lo Spirito Santo ti parli al cuore, ti faccia sentire le parole soavi d'amore da parte del Signore nostro Gesù Cristo, che lo Spirito Santo ti guidi, che ti faccia vedere gli ostacoli e le difficoltà della vita, che ti dia forza per affrontarli, che ti faccia vincere, essere vittorioso in ogni circostanza, che ti faccia prosperare nella tua vita coniugale, nella tua vita familiare, nella tua vita sociale. Che lo Spirito Santo ti guidi in ogni cosa e tu possa sentire sempre la voce dello sposo che ti dice: sono vicino a te, sto arrivando, resisti, aspetta e gioisci alla mia presenza, perché io sono vicino a te e sono dentro di te. Che Dio ti benedica nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio ci benedica, ci vediamo mercoledì per avere una bella presenza dello Spirito Santo. Signore, sei la verità.
la vera vita lassù è unica via. Io vivrò per te, l'unica via. Gesù, la verità e la vita, non c'è niente che mi possa ricondurre al Padre. L'unica via, Gesù, la verità e la vita, non c'è niente che mi possa ricondurre al Padre.